Allora, oggi un video particolare in cui mischerò praticamente un vlog con le immagini di gioco, eccetera. Questo perché? Perché praticamente, come tutti penso avete visto, è uscito il trailer del nuovo Diablo Immortal. Dal nome sembrerebbe un gioco figo, ma in realtà non lo è. Preannuncio ovviamente che tutte le cose che dirò saranno mia personale opinione, ma non solo personale, perché dai dati che poi vi metterò andrete a capire che non sono solo io che la penso così, ma anche tipo mezzo pianeta, se non tutto. È uscito Diablo Immortal, io vi lascio magari il link del trailer, ma potete tranquillamente cercarlo su Google e ve lo trova istantaneamente. Che dopo più o meno 4-5 anni in cui, adesso non mi ricordo precisamente, in cui non uscivano praticamente nessuna tipologia di content nuovo se non il Necromancer su Diablo, hanno deciso i grandissimi cari amici della Blizzard di far uscire questo cazzo di Diablo Immortal. Hanno deciso di buttarsi sul mobile, che io... Allora, già è una cosa che mi sta proprio sul cazzo, perché giocare con il telefono è una merda, quindi non so cosa cazzo hanno pensato. Dicono, perché loro su una conferenza al BlizzCon hanno detto il futuro è sul mobile. Ma cosa cazzo dite? Ma chi ci gioca sul mobile? Io il massimo che gioco sul mobile è il giochetto di merda con le palline mentre caghi. Quello è il mobile. Fai più soldi con il giochetto che devi, non lo so, tipo Candy Crush, piuttosto che il gioco della Madonna super elaborato con le strategie di Diablo, eh. Ma chi te sono in culo? Che dopo 30 secondi che ci giochi stai lì con i crampi sulle dita, perché a meno che non ci giochi sul tablet, che è largo 10 pollici, e allora ti dico forse ok, ma se no, assolutamente no. Anche perché in passato, adesso non mi ricordo, qualche nome forse tipo Order and Chaos, oppure Crusader of the Light, sono tutti giochi simili, quindi tipo simile MMO, così che al lato già delle spell, oppure tipo sempre ambientato così, ci sono classi tipo barbari, maghi, rogue, queste robe qua insomma. Ce ne stanno un sacco, chi fatti meglio, chi fatti peggio. Sì, ok, Diablo sarà fatto sicuramente bene su mobile, le grafiche fighe, tutto quello che cazzo volete, ma è un gioco mobile, è limitato a 5 cazzo di pollici o 6 di pollici che avete, perché non tutti giocano sul tablet, anzi. E infatti per questa cosa c'è stato uno scandalo atomico, cioè se andate su YouTube e cercate il video, ci sono uno scatafascio di commenti che ho letto che stanno venendo anche cancellati dalla Blizzard stessa, e lo stesso i non mi piace, io non vedevo così tanti non mi piace su un video, penso da quando è uscito un COD, mi pare che fece uno scandalo pure atomico. Ma una cosa veramente... Cioè io sono rimasto a bocca aperta, non sapevo nemmeno... Cioè non mi ero subito informato subito dopo il BlizzCon che era uscito questo Diablo. Ma adesso ho capito perché la gente sta indignata, perché loro hanno presentato questo gioco come se fosse il gioco della Madonna atomica. Cioè ragazzi, stiamo parlando di un gioco mobile. Come fate a paragonare, o comunque come cazzo fate a portare come contenuto nuovo dopo che c'è... Allora, Diablo 3 io ci giochicchiavo, ma è un gioco palloso, non c'ha contenuti di niente, ci stanno solo i giocatori hardcore che non so come cazzo fanno, che al 3500 Paragon, che è il livello quello oltre il livello massimo, o a 4000, si fanno le run della Madonna. E quindi si mettono magari a farmare il Rift di livello 135 in 4 con gli amici e basta. Anche perché se voi, se qualcuno di voi che sta guardando questo video loga Diablo 3, Reaper of Soul, quindi con l'espansione, e va al livello massimo e cerca i Rift, che sono praticamente la modalità più popolata, ci stanno la sera tipo una cosa come 120 persone. Adesso un attimo perché c'è un cazzo di insettino, di merda, che non mette manco a fuoco. Mette a fuoco l'insettino, di merda, e lo devo ammazzare. Hanno fatto la stessa cosa quelli di Elder Scroll, se non sbaglio, e hanno messo su mobile, cioè hanno detto che uscirà su mobile Elder Scroll, che di per sé la gente all'inizio ha avuto una reazione tipo meh, ok, carino. È la stessa reazione che ha avuto tutto il pubblico di Diablo, mentre hanno detto che uscirà questo gioco mobile. Fino a lì tutto bene, però la differenza tra Elder Scroll e Diablo 3 è che Diablo 3 ha finito lì la presentazione, cioè quella era la novità BlizzCon. Invece Elder Scroll ha presentato... ma un teaser trailer, proprio giusto 30 secondi in cui dicono che stanno praticamente lavorando a Elder Scrolls 6. E quindi se le persone dicevano magari che la roba mobile era una merda, almeno tutti i giocatori appassionati hanno detto cazzo, però non si sono dimenticati di noi, quindi porteranno un contenuto grosso. Adesso ovviamente non subito, magari ti fanno aspettare 2 anni, però tu sai che già ci stanno lavorando, che è già una speranza importante. Invece quelle della Blizzard hanno detto no, Diablo 3
Immortal è... No, Diablo Immortal è il contenuto del cazzo che uscirà. Stop. E io no, da non giocatore di Diablo, perché non ci gioco mai, e quando ci giocavo non giocavo assolutamente hardcore, giocavo un po' così. Cioè, non so nemmeno se lo metteranno gratis sul nostro gioco, ma... Cioè, io non pagherei mai e poi mai. Non ho mai pagato in vita mia per il mobile e mai pagherò. Ecco, non è che lo dico solo io questa cosa, ve lo dico, cioè... Ci stanno 450.000 non mi piace sul video. 450.000 non mi piace contro 17.000 mi piace. Per carità, è sempre brutto vedere che un lavoro non viene apprezzato, assolutamente. Durante le conferenze, quando è stato annunciato, la gente fischiava al presentatore. Cioè, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama il presentatore. Però fischiava al presentatore, cioè facevano buu, proprio, cioè, nemmeno allo stadio sta roba. Il presentatore di Diablo però ha detto che dovremmo arrivare al punto in cui dovremmo apprezzare e rispettare i giochi mobile come vengono apprezzati i giochi per PC. Ma cosa cazzo dice il cervello? Cioè, io un gioco tipo Diablo 3 quando è uscito, tutti a cazzo dritto, tutti super gasati, dovrei rispettarlo come il giochetto mobile, che è super limitato, una merda. Cioè, quindi quello che dico io, senza farla troppo lunga, è che sì, potevano anche far uscire il gioco mobile, perché comunque sì, il mobile va, ma vai non va, perché boh, tutto questo grande successo ormai non lo vedo, però vabbè, volevano puntarsi su quello, potevano tranquillamente farlo, ma facevano come hanno fatto Elder Scroll, quindi facevano un mini teaser in cui magari dicevano Diablo 4 e la gente non impazziva, capito? Dopo lì si scatenava tutto un evento a catena in cui ci stanno quelli che magari fanno i fake content, no? Quindi magari fanno uscire il video su YouTube in cui parlano Diablo 4 e hanno visto magari qualche rumore del quadrato. Lì si creava tutto un hype, tutta una pubblicità che dopo quello portava gente, perché Diablo 3 è abbandonato, cioè penso che nel picco di persone ci avrà, penso, 500 persone che ci giocano, 1000 a caga fuori, tipo, perché ci stanno quei 200-300 persone hardcore che sveccano lì a testa bassa, quelle 10 persone che sabato sera non sanno che cazzo fare, si livellano il personaggio dall'1 al massimo e basta. Cioè, oppure potevano fare magari qualcosa tipo l'app di Warcraft, quindi per esempio te gestivi il personaggio, quindi dal telefono, quindi che ne so, mettevi una cazzatina da farmare, che sia, non lo so, una risorsa di qualche tipo, e tu potevi tranquillamente aprire l'app e indirettamente farmare tramite l'app una cosa che ti interessava nel gioco, capito? Che magari quando tu riloggavi dal computer ti poteva potenzialmente servire. Non fare il gioco nel telefono, Dio Madonna. Infatti ci sta per esempio Queen69, se non sbaglio, che è tipo lo streamer più famoso e lo youtuber più famoso di Diablo, il numero uno da sempre, che ha fatto 1 miliardo di build, cioè 1 miliardo di ore, è 1000 volte più esperto di me, ha flammato come un mostro, cioè proprio è, non ti dico il baluardo di Diablo 3 nel mondo, ma penso quasi, cioè incazzato come una iena, perché lui, come tanti altri giocatori, la community di Diablo 3 era tutta invogliata, non vedevano l'ora del BlizzCon per vedere se appunto veniva proposto qualcosa. Uno stracazzo di niente. E anzi, guarda, a sto punto era meglio che non facevano un cazzo. Hanno detto: guarda, non abbiamo i fondi, non possiamo fare niente. Era meglio, era più sincero. E invece no, hanno deciso di spendere sicuramente meno rispetto a fare un gioco nuovo sul computer, ovviamente, perché è più dispendioso, perché più giga, più roba, cioè più dispendioso. Hanno fatto, capito, questa cagatella. E vabbè, allora si terranno, se mai lo faranno uscire, il loro fallimento. Perché io sono sicuro che, a parte che ho visto già una raccolta firme, tipo adesso ho visto uno screen al volo, tipo che vogliono mandare, ma c'erano già tipo 200.000 persone segnate, eh? Scandaloso. E quindi niente, raga, ho visto sta notizia e mi sono formato un po' un disastro. Quindi vedremo, magari, non lo so, lo ritirano e fanno qualcos'altro. Però non penso proprio, perché sono fissati ormai, il progetto l'hanno fatto, quindi non penso che se ritirano mai. Però cazzi loro, io non ci giocherò. Grazie mille perché è arrivato a fine video. Ragazzi miei, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, se vi siete informati o sapete qualche altra cosina. Beh, ci vediamo stasera in live e per gli altri giorni dovete rimanere sempre ovviamente aggiornati sul mio canale Telegram, perché lì condivido tutto quando vado in live. Lo scrivo il pomeriggio per la sera, quindi se magari dovete uscire con la ragazza, dite no, perché già state il gioco online. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti.